Il centrodestra saronnese potrà ben presto avvalersi dell'appoggio di una nuova forza politica. Si tratta della lista Dumanunc, che in occasione delle prossime elezioni comunali sosterrà la candidatura del leghista Alessandro Fagioli. Ecologia, sicurezza e sport, le tematiche principali toccate dalla lista domenica mattina all'interno della Sala del Camino di Villa Gianetti. Vediamo com'è andata. Dumanunc è un'attività che affonda le sue radici già da parecchi anni. Nasce come movimento eco-nazionalista, ci si batte per la salvaguardia dell'ambiente. Se un movimento ambientalista vuole tutelare qualcosa, la prima cosa che deve fare è tutelare l'uomo. Tutelare l'uomo vuol dire tutelare la sua cultura, le sue radici, la sua storia. Per continuare questa lotta e cominciarla dal punto di vista istituzionale proprio qui a Saronno. Non siamo arrivati a Saronno a presentare la nostra lista a Saronno per frazionare, per frammentare, ma per sostenere. Abbiamo individuato in una coalizione con Fratelli d'Italia, con Saronno Protagonista e con la Lega Nord, abbiamo individuato la possibilità di creare un'alleanza. Noi riteniamo assolutamente che anche lo sport faccia parte di tutti questi valori, di tutta questa cultura locale. Abbiamo strutture veramente fatiscenti, di cui l'emblema è il nostro stadio comunale. Il nostro impegno andrà proprio in questa direzione, andrà nella direzione della valorizzazione dello sport locale. Cercheremo anche e ci impegneremo assolutamente affinché ritorni la locale squadra di calcio cittadina, l'FPC Saronno 1910. Fare in modo che la gente si riappropri della sua città, dei suoi comuni. Noi partiamo qui da Saronno. Riappropriarsi vuol dire anche avere una cultura della bellezza. Deve essere bella, Saronno deve essere una bella città.